Roberto Piazza, partiamo prima di analizzare la partita da un'analisi che Milano-Padova è l'unica partita della nona giornata. La situazione purtroppo ha imposto il rinvio di quasi tutte le gare. Questa cosa globalmente può aver inciso o può incidere sulla testa dei ragazzi? Spero di no, non ha inciso minimamente sulla mia e l'ho comunicato anche alla squadra prima di scendere in campo. È evidente che dobbiamo rispettare quello che il comitato tecnico scientifico ha chiesto, ma lo dobbiamo rispettare noi per primi come giocatori, ma anche fuori, perché se ci sono così tanti contagi, perché la gente sta troppo vicina probabilmente e non si applica nel rispetto delle norme che ci sta chiedendo il governo. E purtroppo è successo, non siamo l'unico campionato che è in queste situazioni, anche da altre parti stanno soffrendo, parlo della Svizzera, parlo della Polonia, parlo della Russia, insomma. È normale che questo sia un momento di sofferenza, noi dobbiamo essere contenti che l'abbiamo giocata intanto, abbiamo potuto disputare questa partita e doppiamente soddisfatti perché l'abbiamo vinta in un campo molto complicato dove, visto come era finito il quarto set, si poteva rischiare di farla frittata. Alla vigilia di questa partita proprio tu ti eri espresso dicendo che Milano avrebbe dovuto giocare con intelligenza ed attenzione anche molto sul muro avversario. Oggi una Milano un po' Dr. Jekyll Mr. Hyde, rispetto ovviamente per tutti gli avversari, compreso Padova, è tutto un campo difficilissimo, però come ti spieghi questa altalena di diciamo prestazione durante una partita? È normale che ci possa essere? Non ho la bacchetta magica, non te lo so spiegare, onestamente. Siamo partiti molto bene, nel secondo set, nonostante fossimo sotto di 3 punti, lo stavamo rigirando e lo stavamo riprendendo, abbiamo avuto 3 occasioni limpide, tra cui una palla che arrivava nel nostro campo di prima e non l'abbiamo attaccata. Lì cosa succede? Non lo so, vuol dire che non abbiamo riconosciuto una cosa molto semplice, è come se c'è il semaforo verde, rimango fermo e aspetto, c'è uno che suona dietro e mi fa partire. Cosa è successo? Non eri attento? Non lo so. Onestamente faccio fatica a comprendere il perché in alcuni momenti, anche nel quarto set, abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo provato di forza a risolvere una situazione dove la forza non serviva, serviva la testa. Nel tie break invece molto bravi a ritornare in partita, a giocare di gruppo, di squadra, coralmente, senza dimenticare nulla, andando a prendere le cose che ci eravamo detti. Un paio di errori loro, ma un paio di errori li abbiamo fatti anche noi e la partita è venuta a casa. Parlando però delle cose positive, Milano ritrova un fondamentale importante come il muro e trova un fondamentale importante come servizio. Oggi da quel punto di vista la squadra ha risposto bene. Abbiamo risposto bene, sì, ancora con non la solita continuità che io vedo in allenamento. Cioè se uno mi avesse detto prima della partita se mi aspettavo alcune situazioni oggi in campo, avrei assolutamente detto no, perché in allenamento le stiamo facendo molto bene. Però il segno è che la partita ti mette la tensione che non ti mette sicuramente, la pressione che non ti mette un allenamento. Allora Roberto, ti chiedo, quanti centesimi mancano a Milano per fare un euro? Quelli che hai in tasca? Ne mancano pochi, ma bisogna metterli nel salvadanaio, quindi qualcuno ne manca ancora. Ci prendiamo questi 2 punti, Milano si prende questi 2 punti. E ce li teniamo stretti.